abituata a salire sui palchi, ma devo dire che questa sera, con un numero così numeroso e soprattutto con un best di candidate, è molto emozionante. Dicevo appunto che questa è la mia prima esperienza e molti mi chiedono ma perché mi sono candidata. Io non ho fatto, cioè io non sono stata imposta nella mia candidatura, ma ho scelto di candidarmi e sono due cose completamente diverse. Come diceva poc'anzi Maria Antonietta, anche a me non mi è stato promesso né un posto di lavoro, né tantomeno un'indennità mensile, né un ruolo all'interno dell'amministrazione comunale o altro. È una scelta che io ho fatto libera di farla, non è una scelta nata negli ultimi mesi, nemmeno negli ultimi giorni, è una scelta fatta con il cuore, una scelta fatta da anni e soprattutto senza tentennamenti. Essendo una giovane ragazza sono anche libera di scegliere, nella mia vita non ho mai accettato compromessi né tantomeno ho accettato che le persone mi dicano praticamente quello che devo fare. Sono libera di fare le mie scelte e questa è una scelta che io ho fatto liberamente. Come è una scelta anche libera che ho fatto nel decidere di candidarmi all'interno di un partito, il Nuovo Centrodestra. È un partito dove presente in questa lista ci sono giovani ragazzi, casalinghi, studenti e anche persone che si proiettano ovviamente verso un mondo del lavoro. E questa sera cito i nomi dei miei componenti all'interno della lista, ovvero Filetto Nino, Nicola Inglese, Borsellina Emanuela, Commercio Lorenza, Colletti Margherita, Ferrara Antonino, Mangia Regina Maria Rita, Salvaggio Pasquale, Matino Giuseppe, la sottoscritta Mondello Adele, Noto Felicia Petra, Piccardo Salvatore, Emilia Elisa, Ricci Giovanni, Sarullo Vanessa, Smeraglia Roberto, Termine Rossella, Terrana Giuseppe Maria, Trafficante Stefano e Zicari Rita. La scelta di questo partito è una scelta fatta con la consapevolezza, sono fiera e onorata di farne parte. So che la presenza e soprattutto la candidatura all'interno di un consiglio comunale in questo periodo è un particolare. Io non faccio promesse come qualcuno mi ha suggerito, mi ha detto ma tu fai promesse, cosa prometti? Non prometto nulla perché promettere significherebbe cioè, inventarmi qualcosa o prendere in giro voi e non credo che sia giusto e decoroso. L'unica cosa che vi prometto, e questo lo farò, Carmelo, questo sanne certa, perché sono molto testarda e cocciuta, che se avrò l'onore di essere eletta al Consiglio Comunale, il mio impegno sarà forte e soprattutto sarà un impegno tutte le mie forze per dare voce a loro, perché essere consigliere comunale significa consigliare e soprattutto controllare anche e cercare di avere un programma. Per questo motivo il Nuovo Centrodestra ti appoggia per la tua programmazione, un programma che tu hai iniziato 5 anni fa e che hai continuato a portare avanti e il nostro appoggio nella tua programmazione, soprattutto nel tuo consiglio elettorale, è proprio questo, proprio di aiutarti. Per questa funzione di programmazione il Nuovo Centrodestra appoggia la candidatura di Carmelo Pace perché sono certa che è un programma serio e soprattutto concreto, che parte dalle piccole cose e dalla gente. Non a caso abbiamo scelto questo posto, non fatto all'interno di una struttura chiusa, ma una struttura pubblica perché noi siamo vicini a voi e vogliamo sempre essere ai vostri bisogni. Non a caso, Carmelo, tutta la coalizione ha scelto di aprire questa campagna elettorale proprio in questo posto. Desidero non prolungarmi, ma avrò modo ovviamente di incontrare ognuno di voi. Io ringrazio il mio partito per avermi dato questa possibilità, ringrazio te per avermi accolta. Spero che loro e noi tutti possiamo veramente appoggiarti e darti quest'altra possibilità di continuare quel programma che hai iniziato 5 anni fa. Un programma che io sono abituata nel continuare le cose e non nell'interrompere. Sicuramente con l'apporto di tutta la gente noi possiamo ottenere una vittoria sicura sia per Carmelo Pace, sia per la coalizione, sia per il nuovo centrodestra, ma soprattutto per la nostra Ribera. Il mio impegno è quello, come ha detto poc'anzi Leonardo, è quello dei giovani, ma anche sugli animali, dove ogni sera, insieme ad un'altra mia amica, vado sempre per le strade a dare a mangiare loro e quindi il mio sogno è quello del canile. Al di là se divento consigliere comunale o meno, questo è il mio sogno e quindi voglio realizzarlo. Fai vedere la mano per chi lo può vedere. Prego.
No, a parte Trema, c'aveva ieri la zampata o la scaglia, penso, di un pitbull, perché lei è stata tipo San Francesco, proprio c'è l'accanto. Questa ragazza gira per strada di notte in pigiama con le pantofole, con pezzi di carne, capoliato, pezzi di persone, opponenti, oppositori, e li va dando ai cagnolini in giro. Quindi Adele è impegnata sia per gli umani che per gli animali, tipo stop. Non diciamo. A caso io ho un'associazione culturale di cui mi occupo dei ragazzi, quindi cerco di dare spazio a questi ragazzi. Bravissima Adele, un applauso, però non vi sprecate gli applausi, siamo all'aperto, bisogna scaldarci, vai, applauso di tutti, 1, 2, 3, forte, forte! E ora l'urlo di tutti, 1, 2, 3! Ecco qua, questa è l'atmosfera che vogliamo, continuiamo con gli interventi. Subito qui Francesca Campo, 38 anni, imprenditrice agricola, ragazza conosciuta, giusto? Conosciuta, vabbè. Tanto generosa e disponibile, determinata e passionale per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Non dico altro, lascio a te la parola, il tuo motto prima di tutto. Una frase, non ti preoccupare, tanta gente. Alla fine, applauso! Ecco qua, no, scherziamo, per molto. Prego, a te la parola. Allora, carissimi concittadini, per chi non mi conosce, sono Francesca Campo. Allora, sono molto emozionata, scusate, è la prima volta, l'imbatto con tutti voi. Cercherò di essere chiara e concisa. Allora, io, come avete ben capito, sono candidata a consigliere comunale nella lista Sicilia Democratica, che appoggia in pieno il nostro candidato sindaco Carmelo Paggia. Allora, sono un'imprenditrice agricola e quindi la mia campagna elettorale sarà puntata soprattutto su questo argomento, perché lo conosco benissimo, so comunque tutte le problematiche che l'agricoltura sta affrontando. Siamo in crisi e di conseguenza si deve cercare di nuovo di far risalire di nuovo e far diventare il fiore all'occhiello che era l'agricoltura un tempo. Io con il mio aiuto e con l'aiuto del nostro sindaco cercheremo di essere in mezzo a voi e comunicare con voi, saremo uno di voi. La mia candidatura è stata mossa soprattutto da un gruppo di miei amici che hanno creduto in me, mi conoscono, sanno che comunque quando intraprendo una strada cerco di mettere sempre la mia passione, la mia determinazione per riuscire ad ottenere i risultati, perché credo che comunque il nostro paese può comunque rinascere, perché il mio, il vostro, il nostro paese deve rinascere. Ci credo fermamente e con l'aiuto del nostro sindaco, che io appoggio in pieno, lo conosco e lo stimo tantissimo come persona, cercheremo di lavorare, anche perché Carmelo ha intrapreso un progetto. 5 anni sono pochi per raggiungere degli obiettivi, anche perché la situazione di Berete e anche italiana versa in una crisi totale. Quindi con l'impegno facciamolo lavorare e crediamo di nuovo in lui. Io ci credo. Sì. Grazie per l'intervento. Giustamente imprenditrice agricola fa la campagna elettorale, sembra una battuta, ma è così. A pennello. Continuiamo con gli interventi, abbiamo Enza Genova, eccola qui. Allora, una piccola biografia, diciamo, della signora Genova, nata a Ribera il 24/61, pare la cartella di anagrafe, no? Sposata con 3 figli e nonna di 2 nipoti, sono stata, qua dice, quasi da 30 anni fuori in Germania. Cosa dice fare, vedrete fare? Sempre occupata nel sociale, amo stare tra la gente e soprattutto aiutare il mio prossimo, tipo di prima 20. Da 8 anni in Italia ho partecipato attivamente alla buona causa dell'associazione Vincenzo e Teresa Reale, di cui appunto attualmente è presidente. Applauso per l'impegno sociale soprattutto. Qua c'è scritto il tuo slogan, lo direi alla fine, la parola a te. Applauso, 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 vai, 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 vai! L'emozione è forte, vai! Grazie a tutti. Dopo tutta questa bella gioventù, ecco a voi una un pochino più avanti, più matura, ma molto giovane di spirito. Innanzitutto, perché la mia candidatura?
Sicuramente non sono una donna in carriera, non sono più ventenne, ma ho voluto sposare questa causa del nostro candidato sindaco Carmelo Pace, di cui io ho tanta ammirazione, perché so che è una persona del popolo, veramente lo slogan Carmelo Pace tra la gente, mi consta che uno che è sempre a disposizione di tutti, magari non può ottemperare a tutte le esigenze del popolo riverese, ma è un ragazzo per me onesto, trasparente e soprattutto il ragazzo del popolo. Detto questo, per ora ho detto su di te cose buone, poi ti lancerò una sfida. Come ha detto bene il presentatore, sono mamma, nonna, imprenditrice, commerciante, ma soprattutto presidente di un'associazione stupenda per diversamente abili, l'associazione Vincenzo e Teresa Reale. Spiegare a tutti perché questa mia candidatura, devo tornare un po' indietro nel tempo. Circa 30 anni fa ho dovuto lasciare la mia amata terra per questioni familiari e mi sono recata in Germania, dove sono stata accolta, stimata e amata dal popolo tedesco. Lì ho fatto un percorso sociale molto intenso con un missionario del luogo. Mi sono realizzata come donna, come mamma, e a quel punto della mia vita ho avuto dal Signore un dono. La mia terza figlia, Deborah, una ragazza per tanti detta una croce, ma per me è un dono di Dio perché ha cambiato la mia vita. Lei è una diversamente abile, però ha avuto l'abilità di migliorare la sua famiglia in meglio. Dico sempre che bisogna dare voce a chi non ne ha, e lei mi ha insegnato questo, lo sto facendo fortemente, con tutto il cuore, non mi arrenderò mai. Si è sviluppato in me il senso della vita, che è quello di lasciare questo mondo meglio di come l'abbiamo trovato, perché noi ci siamo stati. Allora non bisogna demordere mai, dico, popolo riverese, cittadini riverese splendidi, noi ci dobbiamo sempre rimboccare le maniche, perché si dice, c'è un detto bellissimo, finché c'è vita c'è speranza, quindi dobbiamo essere certi che le cose possono migliorare, e migliorare con il nostro candidato sindaco Carmelo Pace, che ha seminato, ed è giusto che deve essere lui a raccogliere frutti. Noi lo dobbiamo aiutare in questa raccolta. Io ci sarò sempre, da candidato meno, da cittadina riverese che ama la sua terra e quindi il suo candidato sindaco. Mi sto dilungando un pochettino, però siccome vi amo troppo, voglio condividere con voi la mia vita. Signor candidato sindaco, noi non vogliamo miracoli, ma vogliamo una vita normale. Ci dobbiamo impegnare tutti, ognuno nel proprio ruolo, perché stando 30 anni fuori ho imparato il senso civico della vita. In Germania tutti si adoperano per fare migliorare le cose, non bisogna delegare solo le cose al sindaco. Lui c'è, ma noi lo dobbiamo aiutare in questa lotta. Grazie. Signor candidato sindaco Carmelo Pace, dico signore perché sei un signore, hai una nobiltà d'animo incredibile, io so leggere queste cose. Io voglio lanciarti una sfida, che è quella di portare avanti la ricostruzione di una rete di servizi sociali funzionanti,
per tutti i cittadini riveresi. Non mi riferisco solo al sistema dell'handicap, dei disabili, perché là dove tu vai a costruire, a rafforzare un asilo nido, stai dando una serenità a una mamma che vuole intraprendere un'attività, che vuole andare a farsi una corsa al campetto o che vuole fare i lavori domestici in santa pace. E allora lì dove c'è una mamma serena ci sarà una famiglia serena, dove c'è un papà che può andare a lavorare e soddisfare i bisogni della famiglia, scusate, mi devo bere un po' d'acqua, ci sarà una famiglia più serena, dove ci sono dei figli che possono usufruire dei sacrifici dei genitori, ci sarà una famiglia serena. Grazie. E siccome la famiglia è la prima cellula della società, io sono un po' poetessa, e essendoci famiglie serene il mondo sarà migliore, ci sarà come un giardino fiorito. Io non sono un politico, sono una cittadina onesta e di questo me ne vanto, lo posso dire ad alta voce. Il politico per me non è un uomo di potere, caro signor sindaco e candidato sindaco, spero futuro sindaco. Il politico non è un uomo di potere, il politico è un uomo che si mette al servizio della comunità, che è attento ai bisogni dei cittadini più deboli. Allora, con questa tornata elettorale, io mi auguro, a prescindere dai risultati, di fare affezionare i cittadini alla politica, perché per me la politica la considero come la locomotrice della società, dove tutti hanno il diritto di salire per gustare questo viaggio della vita che condurrà tutti a una sola meta, che è la dignità dell'uomo. Grazie a tutti e viva il mio preferito candidato sindaco Carlo. Si sente? Sì. Applauso, bravissima. Continuo con gli interventi, dobbiamo spiegarci perché siete stanchi per caso. Sì, no, vabbè, continuiamo. Chiamiamo qui il signor Terrana, glielo già ho altre informazioni. Eccolo qua. Applauso, anche lui tra i più giovani, mi sembra di vedere. Dice qualcosa di te e vai spedito come un treno, forza. Grazie Paolo per l'appoggio. Microfoni, vai. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Giuseppe Verona Maria, ho 20 anni. Quest'anno ho deciso di entrare a far parte del consiglio comunale. Questa è la mia prima esperienza nel mondo della politica. Io sono emozionatissimo, è la prima volta. Cosa vuoi dire? I tuoi propositi? È la prima volta che parlo davanti a tantissima gente, non mi è mai capitato. Comunque, è la prima volta, dicevo, che sono entrato in questo mondo bellissimo che è politico. E devo dire che, conoscendo Carmelo Paggi sia nelle vesti di sindaco che nelle vesti di comune cittadino di Barese, è una persona veramente col cuore grandissimo. Quindi, un applauso per Carmelo Paggi, lo vedo tantissimo. Io vorrei dire una cosa, qui stasera sono il ragazzo adatto per questa serata perché abitavo nelle case popolari di Via Fani e quindi voglio dire che Carmelo ha messo veramente il cuore per la ricostruzione ancora in atto e per la demolizione e la ricostruzione delle case popolari, e quindi credo che a breve il nostro sindaco ci darà veramente tantissime felicitazioni per queste case popolari, che spero veramente che si concluda bene questa storia, questa vicenda. Esattamente, io
come avete visto non ho niente, cioè così sono arrivato e ho detto quello che pensavo, non è un discorso, sono stato dritto e sincero, quindi per me, cioè, un applauso a vogliamo Carmelo Poggio, sì, perché è una persona veramente fantastica. Allora, si sente, la gente apprezza queste cose, spontanee e di cuore. Bravissimo, continuiamo. A proposito di giovani, qui voglio sentire l'applauso al ritmo di musica, perché lui è Paolo Gullo, eccolo qua. Giovanissimo, come vedete il più verde, diciamo, dei candidati, mi sembra, caro Carmelo. Lui nasce nel 93, diplomato in liceo classico, nel tempo libero lui fa il DJ, penso che qualche volta l'avete visto in giro per i locali, così qualche seratina. Ci dirà tutto sulla sua candidatura e sui suoi propositi. Applauso ancora per Paolo Gullo, ecco qua. Sì, buonasera a tutti, mi chiamo Paolo Gullo e sono un giovane. Sono un giovane liberese, sono qui per questo, perché Carmelo mi ha chiesto se volevo prendere parte a questo progetto, voler far parte appunto del Consiglio Comunale per dare una voce a una parte molto importante di questo paese, ossia i giovani. E non mi hanno promesso niente, questo lo posso dire. Sarebbe banale citare la frase "i giovani sono il futuro". Secondo me i giovani sono anche il presente. Sono il presente perché sono una parte importante della città, la cui voce deve essere ascoltata e sentita. Mi sento qui di attenzionare la situazione che purtroppo da alcuni anni a questa parte stiamo vivendo a Ribera. Sempre più spesso infatti vedo i miei coetanei che scelgono altre realtà, vanno fuori, sia per cercare lavoro, sia perché vanno dietro a degli obiettivi precisi, ma purtroppo vanno anche via perché non credono più in un futuro qui a Ribera. Io non sono d'accordo. Io penso che con Carmelo, con la nuova amministrazione, si possa fare tanto per i giovani. Perché Carmelo, anche il suo slogan lo dice ben chiaro, lui è per i giovani, tra i giovani. Secondo me Ribera ha tanto da offrire, partendo innanzitutto da quello che mi sta più a cuore, ossia il turismo giovanile. Facendo il DJ ho avuto la fortuna di andare in tanti posti belli della Sicilia e anche dell'Italia. E ho visto come il turismo sia una fonte molto importante sia per l'economia del paese, sia anche perché riesce a dare delle motivazioni importanti ai giovani. E infatti io, il mio auspicio è appunto che anche i giovani possano prendere parte nelle proposte o nella pianificazione di programmi turistici, che siano appunto attraverso la creazione di eventi, manifestazioni sportive e non, che riescano a dare appunto come si può dire, un slancio sia all'economia, sia anche a incentivare appunto questa parte importante del paese a credere ancora in questo paese e fare qualcosa. Io ci sto mettendo la faccia e spero che anche voi mi potrete aiutare con il vostro sostegno. Uniti insieme per i giovani e uniti soprattutto per il candidato Carmelo Pace. Grazie. Applauso a Paolo, giovanissimo ma con le idee chiare a quanto sembra. Abbiamo conosciuto i giovani di questa campagna elettorale, di questo programma di Carmelo Pace. Andiamo a conoscere un po' la vecchia guardia. Abbiamo qui Antonio Sgro, ecco qua. No, la vecchia sei vecchia, la vecchia guardia nel senso di esperienza. Vabbè, vai tu, parla tu. Io sono l'ultimo dei giovani, dopo ci sarà la vecchia guardia. Dipende dalla classifica, come guardate. Ogni campagna elettorale è una emozione grande, perché finalmente la città si appassiona. Io vedo da quassù una marea di persone, vedo poche cravatte, c'erano ieri sera lì, vedo gente comune, gente bella, che è qui a sostenere con noi Carmelo Pace. Guardate, siamo tutti riberesi qua. Ieri sera metà del cinema, le sedie comode di velluto erano ricoperte da amici di paesi vicini. Questo la dice lunga ed è la prima differenza tra la finzione e la verità.
la verità di chi ci ha messo la faccia. Io ho lavorato con Carmelo Pace, ci siamo sbattuti per migliorare questa città, e mentre noi lavoravamo per questa città, andavamo a organizzare il Pizza Fest, andavamo a occuparci delle case popolari, i Soloni facevano una lettera e ogni tanto facevano una testimonianza. Sono quelle persone che ci hanno consegnato una città allo sbando, sono quelle persone che ci hanno consegnato una città con milioni di debiti. Bravo! E hanno la faccia tosta di dire che noi non riusciamo a fare le cose. Abbiamo pagato milioni di debiti fatti da quelle persone che hanno parlato lì. C'è un'altra differenza. Qui hanno parlato dei ragazzi bellissimi nella loro emozione. Lì hanno parlato gli stessi che hanno comandato in questa città e fanno la morale. Mentre noi ci occupavamo delle case popolari e incontravamo le persone e abbiamo cercato i finanziamenti affinché domani queste case popolari saranno ricostruite e la gente riavrà la propria casa popolare, questi qui da Salotti Buoni pontificavano. Mentre noi ci assumevamo la responsabilità di pagare l'affitto alle persone che avevano perso la casa mettendoci la faccia e la responsabilità di firmare senza il parere favorevole del ragioniere capo, sapendo di correre rischi personali, quelli lì foraggiavano girgenti acque lamentandosi da un lato e mandando le persone, gli amici degli amici a lavorare dal girgenti acque, quella girgenti acque che sta dissanguando le famiglie riberesi. Questi sono i nostri avversari, e siccome a Ribera ci conosciamo tutti, io credo che i riberesi sapranno dare i giudizi. Io sono qui a testimoniare il mio appoggio a Carmelo Pace perché ho lavorato con lui e ho visto due qualità: l'onestà, che non albergava lì, e la passione grande per la città, lavorando anche sbagliando. E sono quelle persone che si lamentano della tassa per i rifiuti solidi urbani e hanno mangiato sul girgente di acqua, hanno mangiato con Sogeri, hanno speculato politicamente, perché queste cose non sono nate con l'amministrazione Pace. Noi ce le siamo trovate, abbiamo trovato i debiti che questi signori ci hanno lasciato. E allora io non la voglio fare lunga, però vi dico: guai a consegnare la nostra città, cioè le nostre vite, il nostro futuro, nelle mani di chi ci ha ridotto in queste condizioni. Carmelo nei prossimi 5 anni, assieme a questi ragazzi e non a quei tromboni, risolverà la nostra città e finalmente potremo dire Ribera è grande. Viva Ribera! Sì. Non aggiungo altro. Facciamo continuare l'applauso. Continuiamo. Il prossimo personaggio si presenta da sé. Dico solo il nome: Rino Messina. Grazie. Consentitemi intanto di chiedere davvero sentitamente scusa ai ragazzi che conosco. In questi giorni li ho conosciuti tutti i candidati, soprattutto quelli che hanno parlato. E vengo da un altro momento dove Ribera, grazie a Carmelo, grazie a questa proposta di giovani, riesce a fare qualcosa, riesce a fare sport. E io voglio portare una notizia, magari voi la saprete: sia la squadra di pallavolo femminile che quella di pallacanestro maschile hanno vinto, continuano a portare alto il nome di Ribera. Io pensavo che tante emozioni che ho vissuto poco fa mi avessero prosciugato, ma vedere tutti questi amici davvero è una carica di energia e di adrenalina incredibile. Pensavo tante cose, perché quando Carmelo mi ha chiesto di aprire insieme a lui una campagna elettorale, una vera sfida, una sfida importante a cui tutti noi siamo chiamati, ci sarebbero da raccontare davvero tante cose. Allora provo a dirvi soltanto alcune cose, perché questa è una proposta politica importante.
ma nessuno di voi può dimenticare che 5 anni fa queste persone che ora si propongono e vi chiedono il voto hanno disertato le elezioni, hanno fatto ridere Ribera, hanno fatto ridere della nostra Ribera e della nostra città. È una cosa vergognosa, gli hanno tolto la possibilità di scegliere una proposta politica. Oggi una proposta ancora migliore, perché una zavorra ce la siamo tolti, una grossa zavorra ce la siamo tolti. Se io vi dico che una proposta politica e col lavoro in mezzo alle emergenze poteva andare meglio, meglio di come è andata, io so e io vi posso dire una delle cause qual è. Quella che oggi abbandona le nuove generazioni, abbandona una parte della famiglia. Perché? Cosa vuole raggiungere? Perché si unisce con persone che storicamente ognuno di noi sa che non si possono sopportare l'uno con l'altro. Oggi noi qua, quarantenni che abbiamo davvero tanto a cuore il nostro futuro e il futuro dei nostri figli, ci presentiamo con una proposta seria e precisa. E se ve lo dico io che in questi 5 anni ho rischiato di perdere il piacere di confrontarmi, di capire perché bisogna fare una scelta piuttosto che un'altra, attenzione, vi spiego anche il motivo. Questi giovani hanno scelto questa proposta politica perché sanno che chi la guida a Carmelo lo possono trovare, sanno dove trovarlo, lo trovano al comune, lo trovano a casa, lo trovano negli ambienti in cui si frequenta. Sanno dove trovare Davide, sanno dove trovare Paolo, sanno dove trovare me, in palestra, in mezzo alla strada, allo studio, al comune, dovunque. E i giovani che hanno scelto le altre proposte pensano di poter andare a Roma e aspettando una riunione parlamentare per trovare un incontro, per trovare di capire, per provare a capire, per esempio, su un progetto come Arvati, il perché non si poteva portare avanti. Io non guardo le carte, un senatore della Repubblica mi diceva, salvo poi provare a convincere altri che continuano a dargli fiducia in questa proposta a dire cerchiamo di non andare in consiglio comunale, cerchiamo di prendere tempo. Ha trovato chi gli ha consentito di zavorrare un'amministrazione che non solo doveva affrontare le grandi emergenze, ma soprattutto doveva provare a continuare ad amministrare, a fare scelte. Carmelo, io voglio chiudere. Tutti loro lo sanno che questa proposta ha delle gambe, ha delle teste, ha dei cuori. I cuori di tanti quarantenni che vogliono bene ai loro figli, che vogliono una Ribera migliore per i nostri figli, per Clarissa, per Alice, per le mie Carla e Maria, per Francesco, per Giulia, per Simona, per tutti i nostri figli. E noi oggi accettiamo questa sfida convinti che i riberesi sanno chi vuole proporsi come alternativa. E consentitemi con una battuta. Se un tuo avversario dal 2006 si parla che voleva fare il sindaco, che si pensava che si volesse candidare, ha impiegato 9 anni per decidere di candidarsi. Una proposta che era quella che è stata sfiduciata dalla città di Ribera prima dell'avvento di Carmelo Pace, sappiamo perché è stata sfiduciata. L'immobilismo totale. Quale decisioni si prendono? Si possono sbagliare. Nel programma abbiamo anche detto che qualche errore è stato fatto e sicuramente non lo ripeteremo, perché siamo più leggeri, più agili, persone che ci vogliamo bene, persone che condividiamo, caro Davide, tanti impegni e soprattutto tanto amore per questa città. Viva Ribera, viva Carmelo Pace, grazie a tutti voi, la sfida è importante, abbiamo bisogno di ognuno di voi. Niente da aggiungere, oltre che colleghi e amici, diciamo anche con Carmelo, comunque con alcuni personaggi di questa lotta. A proposito di vecchia guardia, vorrei qui non dico niente, chiamatelo voi, Paolo! La vista, forza Paolo! Questa avrei qualcosa da dire, no, ma io parlo sempre a livello professionale, nel senso di conoscenza, sistema, di tutto. Applauso per Paolo Caternicchia! Ecco, ha detto il cut! Grazie cari amici! Per me è un piacere e un onore poter parlare dopo tutti questi giovani. Se togli la musica gentilmente, perché non la sento, poter parlare dopo tutti questi giovani, parlare dopo questi professionisti, avere sul palco
gente che va dalla preside a Curzio, che ho chiesto sali sul palco, tu sei una candidata, sei una delle nostre perle, avere il professore Lupo, avere Gianfilippo, avere tantissimi ragazzi che sono oggi disoccupati, tantissimi professionisti, gente del mondo dell'agricoltura, gente abituata a stare in mezzo alla gente. Questi siamo noi, caro Carmelo Pace. 5 anni fa ci siamo seduti attorno a un tavolo e mi corre il dovere di ringraziare quelle persone. Mariano Ragusa, che vedo di fronte a me, Peppe Marinello, Antonio Sgro con Matteo Scalia, e abbiamo proposto un'idea per Ribera assieme all'onorevole Toto Cascio, che è ancora con noi. E poi mi fermo qui, pedalino, poi ci andrò dopo, perché c'è qualcuno che gli piace dire mi fermo qui. Io mi fermo su questa parte, la continueremo dopo nel corso del discorso. Ci siamo seduti perché abbiamo visto che c'era un paese allo sbando, un paese che non aveva un progetto, né una guida, né un'idea di sviluppo. Ci siamo seduti e abbiamo fatto la proposta migliore per Ribera. Attorno a un programma costruito con la gente abbiamo indicato che c'era una persona, un giovane con le capacità, con la passione, con l'onestà, che poteva rimettere Ribera in moto. Quel giovane si chiamava Carmelo Pace ed è ancora con noi dopo 5 anni, a testa alta, schiena dritta. Non si va a nascondere dietro il cinema o in mezzo alle persone snob. Carmelo Pace sta assieme a Paolo Cadernicchia, che è ignorante, a Lillo Sedita, al professor Tercurzio, sta in mezzo alle persone, lo sta seduto insieme a quelli che leggono e pensano e ripensano che sono seduti su una pietra. E ancora devono dire una cosa che vogliono fare per Ribera. Oggi vediamo nomi altisonanti che si portano per cambiare Ribera, amano la loro città. La amano, come diceva Rino Messina, dopo che sono stati assenti per anni, dopo che hanno latitato per anni. Io vi sfido a ricordare una cosa realizzata da chi ha rivestito ruoli come sottosegretario, ministro della Repubblica, una cosa che è realizzata a Ribera. Io poi ho pensato questo perché ho visto in mezzo al pubblico Giovanni Manzullo. Giovanni Manzullo era assessore, io lo voglio citare, mi consente Giovanni di citarlo. Io sono diventato amministratore nel 2000. Quando io e Peppe Cortese siamo arrivati al comune abbiamo trovato un finanziamento grandissimo, che era la rete idrica, la rete fognaria di Ribera, grazie a Giovanni Manzullo. Ditemi una cosa realizzata dall'amico Nere Mangiacavallo, ditemene una. L'ospedale di Ribera sta chiudendo grazie a loro, a lui e all'amico che si ferma qui. Ma perché non va avanti? Perché non viene a vedere come soffrono le persone? Perché? Perché? Dove sono? Noi siamo qui con gli amici della Casa Popolari perché sappiamo i loro problemi. Io con Maria Sarullo andavamo a scuola assieme e mi dolo il cuore quando lo vedo presentare la mattina al comune assieme a tutti gli altri, quando piangono perché non hanno più una casa. Noi piangiamo assieme a loro. E noi, se oggi ci siamo ricandidati, cari amici, è perché vogliamo risolvere questo grande problema. Finalmente abbiamo avuto il finanziamento grazie a Toto Cascio e agli amici che ci sostengono a livello regionale, mentre altri hanno affossato questa città e si vanno a nascondere. Noi non ci nasconderemo mai. Noi abbiamo accettato una sfida 5 anni fa, la porteremo a qua. Quel ieri sera, lo sai che cosa hanno detto? Che mi viene da piangere, Carmelo. Non faremo più il pizza pesce. Hanno risolto il problema di Ribera. È vergognoso, è vergognoso che chi ha affossato Ribera risolve il problema di Ribera non facendo il pizza festa. Qualcuno si dimentica che quando abbiamo 5 anni fa messo mani al comune non c'era un euro, e oggi peggio di peggio. E allora con Carmelo, che è un vulcano, assieme ad Antonio Sgro e a tutti gli amici, per rilanciare il turismo su Ribera, perché noi abbiamo 14 km di costa che tutto il mondo ci invidia, tranne qualche politico locale ovviamente. Abbiamo messo su questo pizza fest, abbiamo messo su un'idea di turismo che vogliamo fare, un'idea di Seccagrande che vogliamo. Qualcuno vuole creare a Seccagrande un dormitorio, qualcuno vuole che Borgo Bottignone rimanga solo una bella zona agricola. Qualcuno vuole che Piana Grande non esista.
Perché? Perché devono andare a riposare la testata. È giusto che vadano a riposare, ma è giusto che questi giovani, centinaia di giovani riberesi, rimangano a Ribera assieme a Paolo Vullo, assieme a tutti gli altri ragazzi, per poter condividere una vita sana. Perché i DJ non sono drogati, non sono gente malata, i giovani nostri sono giovani che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno di essere guidati e hanno visto in Carmelo Paggi una guida sicura. È per questo che abbiamo intrapreso tutta una serie di iniziative, è per questo che assieme a questi gioielli, perché loro sono i nostri gioielli, loro sono il nostro futuro, continueremo una battaglia e sono sicuro che caro Carmelo che la vinceremo, e la vinceremo il 31 di maggio e il 1 giugno, perché non ci sarà ballottaggio. Ma quale ballottaggio ci deve essere? Ribera ti ama, caro Carmelo, ci sono 2000 persone, non abbiamo promesso niente a nessuno, non abbiamo promesso mostri, non abbiamo promesso non vende, niente abbiamo promesso, abbiamo promesso l'amore per questi ragazzi, abbiamo promesso che ci saremo sempre con voi, assieme a voi, in mezzo alla gente con Carmelo Pace, a subire anche gli ingiusti, a subire le mortificazioni anche dei nostri cittadini a volte, perché i nostri cittadini hanno ragione, perché sono arrabbiati, perché sono stanchi di una politica nazionale e regionale che ci ha abbandonati, hanno messo di tutto e di più, tasse e controtasse per mortificare la classe media, la classe che lavora. Oggi i disoccupati sono triplicati, quadruplicati. Di chi è la colpa di Carmelo Paci? C'è chi fa il parlamentare nazionale e prende 20.000 euro al mese, la colpa è del povero sindaco e dei cittadini e della povera gente e dell'agricoltore che la mattina si alza per andare in campagna, di questa è la colpa. Dovete spiegare perché ci avete abbandonato. Ruvo, perché ci avete abbandonato? Che cosa ti abbiamo fatto? Qual è il nostro peccato originale? Che cosa ti ha fatto Paolo Cadellitta, lo scrivattino, l'autista, il segretario? Che cosa ti ha fatto? Cosa ti ho chiesto? Niente! Ho chiesto solo di aiutare la mia città, perché io voglio morire in questa città, voglio vivere in questa città con i miei nipoti. Ne ho 3.000, ho 3.000 nipoti. Questo sono il mio orgoglio. Questi siamo noi. Noi siamo questi. Non siamo gente che sta impellicciata ai Caraibi o ce ne va, siamo questi. Siamo questi, siamo questi. Carmelo Pace è questo, e questo vogliamo rappresentare, il futuro della nostra città. Io giuro, perché sono un po' stanchino, però vi assicuro che non finisce qui. Caro Tommaso Pedalino, io non mi fermo qui, vado avanti con Carmelo Pace, sindaco della gente, della gente. Fate voi, per questo dicevo la vecchia guardia, perché quello che vede lui magari a molte persone di prima leva non vedo. Conciso, ora sentiamo l'intervento di Davide Caico. L'applauso di tutta questa platea, fatevi sentire, continuiamo l'applauso, bravissimi. Davide, speriamo che anche a te non ti scatta la vena massa come a Paolo Cadernicchia, però fai tu. Carissimi amici, io ho preso qualche appunto, Carmelo, perché finalmente dopo 5 anni aspettavo questo giorno. Voi sapete che io sono l'assessore di Carmelo Pace, nonché vice sindaco, quindi rappresentiamo fino ad oggi l'istituzione. E come l'istituzione è buona, non potevamo parlare, Carmelo, dovevamo solo ascoltare, sentire e quindi non reagire. Oggi siamo i candidati di un paese così bello che è il comune di Ribera, quindi oggi c'è la possibilità di poter reagire, di poter parlare. Finalmente dopo 5 anni io aspettavo questo momento, gli dicevo agli amici miei stamattina, perché qualche cosa ora allo stomaco lo dobbiamo far uscire, caro Carmelo. Io voglio aprire il mio intervento rivolgendo a voi un saluto affettuoso. Per me è motivo d'orgoglio essere qui stasera in questa piazza dove io ho dei ricordi belli, dei ricordi bellissimi, perché Paolo i primi calci al pallone li ho fatto in questo campetto. Qui ci abitava mia zia, io mi chiamo Caico e qua c'è una famiglia che abitava qua con tanti amici.
purtroppo devo dire un'altra cosa molto importante, che questo quartiere Carmelo rappresenta oggi una cornice di ricordi brutti, di ricordi che purtroppo molta gente qua ha perso la casa. Noi in questi 5 anni non è mancato niente, dalle case popolari alla caduta del ponte, quindi la qualsiasi cosa abbiamo avuto. Siamo qua a guardare la gente, in mezzo alla gente. Potevamo aprire la campagna elettorale, Carmelo, non qua, in via Fani, dove queste case oggi rappresentano una triste realtà per Ribera. Potevamo aprire la campagna elettorale anche al cinema Teatro Lupo, ma purtroppo noi non abbiamo i soldi per affittare questo cinema e non potevamo fare un'apertura di campagna elettorale in pompa magna. Noi preferiamo stare in mezzo alla gente, la gente genuina, la gente onesta, caro Carmelo. Oggi però una cosa molto importante, che Carmelo ha 4 liste, una lista è rappresentata da me, che grazie all'amico, amico, fraterno Mariano Ragusa ha completato con delle persone genuine. E ti voglio dire che il nostro nome si chiama, il nostro motto è Progetto Comune, un progetto, Carmelo, che va a indicare l'umiltà, la realtà della gente e principalmente l'onestà, l'onestà che è una cosa fondamentale oggi da andare a inserire in tutti i programmi che noi ci accingiamo a discutere. Io ti voglio dire, Carmelo, che tu sei il candidato sindaco di questo paese e tu hai la carta bianca per spiegare a questi concittadini quello che noi vogliamo fare, il programma che vogliamo realizzare. Ma io voglio dire una cosa, vi voglio spiegare il motivo perché oggi io mi sono ricandidato. Questa è la 3ª volta che io mi ricandido, caro Carmelo, quindi mi attingo alla 3ª legislatura. E la mia candidatura discende principalmente da 2 motivi fondamentali. Uno è che amo questa terra e che amo questo paese. E poi il piacere di mettere la mia persona a servizio della gente onesta come siete voi. Onestà che mi ha portato oggi a fare politica e a camminare nelle piazze a testa alta, non nascondendomi dicendo: guarda, c'è quell'amico, gli avevo promesso una cosa, ora ce l'ho qui di fronte e scappo. No, noi siamo qua, siamo sempre in piazza, siamo sempre in mezzo al popolo, dove per quello che possiamo fare possiamo dare quelle minime risposte. La politica oggi costruttiva, oggi che viene rappresentata da noi, la politica del buonsenso, la politica dell'azione, che va a rispettare principalmente le persone oneste di questo paese che meritano queste. Principalmente io volevo dire che oggi purtroppo la bella politica non c'è. Un'altra cosa è la politica che oggi c'è in atto, del maledire, del malaffare, che divide, quella politica che non unisce, che turba e non rasserena, caro Carmelo. Oggi a che cosa stiamo assistendo, cari amici, con la deputazione presente, quindi nazionale, e ex ministri e sottosegretari della sanità? Si rappresenta una cosiddetta politica delle minacce, la politica dei ricatti, la bassa e pietosa politica di chiedere di cambiare casacca, ma un'altra cosa, la politica delle false promesse. Oggi, se avete letto Corriere di Sciacca, quindi c'è un articolo così pesante su Ribera che io ho stampato, che ho qua, un articolo che va a rappresentare purtroppo oggi quella classe politica che ha rappresentato il comune di Ribera, non per ultimo, che erano assieme a noi, dove dice: elezioni, promesse e illusioni, girano troppe voci. Quest'articolo si parla delle promesse che deputati, come purtroppo non erano Leo Arruvolo, quindi non erano Mangiacavallo, hanno chiamato molti amici miei pure. Io quando li chiamavano, mi chiamavano subito e mi dicevano: Davide, che cosa dobbiamo fare? Vacci, è buona educazione che se qualcuno ti chiama andare a sentire quello che loro dicono. Io già prima che loro andavano a
a incontrare questi pseudopolitici, io gli avrebbe detto, gli dicevo, sicuramente ti diranno candidati che c'è un posto all'Unicredit a Milano, o ti candidi tu o c'è tua moglie o tua figlia, candidati che c'è un posto a Girgenti Acqua, candidati che c'è un posto all'ANAS. Ieri mi trovavo a Roma, si parlava di Ribera, che è l'unico paese dove l'onorevole Ruvolo e l'ex segretario Mangiacavallo in un mese hanno alzato l'occupazione dell'80%. Renzi cerca loro, ma come hanno fatto? Come hanno fatto a dare così tanti posti, tante promesse? Giorno 1 è vicino, il 2 poi passerà. E poi questa gente non si vedrà più fra 5 anni. Oggi dicevo, purtroppo questa gente non si vede più in giro e la stiamo vedendo oggi dopo 5 anni. Perché secondo voi? Perché dopo tutte quelle promesse che fanno non hanno più la faccia di camminare paese paese. Quindi si intanano nelle segreterie, non escono a viso aperto perché rischiano di prendere legnate. Legnate pesanti perché oggi la gente è stanca, la gente è disperata e non si può giocare sulla disperazione delle persone che purtroppo per un posto di lavoro quindi fa la qualsiasi cosa. Se io avessi fatto una cosa sola di quello che loro hanno fatto, io mi vergognerei e non chiederei mai un voto a una persona e non mi candiderei in una lista a cercare voti. Carmelo, io ti stimo, non te l'ho detto mai, ma oggi di fronte a queste persone, che ci sono più di 2000 persone, ti voglio dire una cosa, che io ho una stima personale su di te per quello che tu già hai fatto prima della campagna elettorale, che hai fatto quindi un passaggio che è quello di distaccarti e allontanarti dalle persone che non ti vogliono bene, dalle persone che non vogliono bene neanche questo paese. Scusate, perciò la gola. Quindi dicevo, io ti stimo per l'atto che hai fatto e devi sapere che uno dei motivi per queste 4 liste ti appoggiano è la lista Noi, la lista che è chiamata Progetto Comune, ti appoggia, è per questo motivo che tu sei stato così bravo. E capisco che hai sofferto tanto per allontanarti di queste persone che principalmente non vogliono bene il paese di Ribera. E quindi questo è il motivo perché io e i miei amici della nostra lista appoggiamo Carmelo Pace. Carmelo, amici, potevamo fare tante cose noi. E come prima avevamo programmato di fare quindi tutto il manto stradale di Ribera, quindi tutta la sistemazione delle strade. Ma come dei buoni padri di famiglia, la prima cosa che abbiamo fatto qual è? Sanare i debiti. Debiti che abbiamo riabbiamo ereditato, che erano milioni e milioni di euro. E quindi principalmente un buon padre di famiglia, prima di spendere, sana i debiti. Quindi abbiamo messo a posto quindi tutto quello che riguardava il bilancio, un bilancio che purtroppo voi sapete che con i tagli che ci sono stati, i tagli nazionali e i tagli regionali, ci hanno permesso oggi di fare una cosa, che è quello di mantenere quindi gli stipendi mese per mese dei nostri funzionari e dei nostri dipendenti e principalmente anche dei precari, che come voi sapete i precari oggi rappresentano quell'asse portante del comune di Ribera. E oggi poter dare uno stipendio mese per mese è un atto straordinario. Noi ce l'abbiamo fatta e continuiamo a garantire a questi precari quindi questo stipendio mese per mese. Noi abbiamo amministrato con onestà. Qualcuno dice in giro, è già venuto da me a chiedermi, che a Ribera c'è un ammanco di 1.200.000 euro. Questa persona, molti amici miei lo chiamano pallone gonfiato, purtroppo è un ignorante del sistema economico. Queste somme che mancano oggi al comune di Ribera non lo devo dire io a spiegarlo a lui, ma voi
dovete spiegare che oggi manca 1,2 milioni per un semplice fatto. Ancora noi aspettiamo quindi i soldi alla regione, i soldi che il presidente Crocetta che deve dare precari, 800.000 euro, ancora aspettiamo, e li abbiamo dati questi soldi con il nostro bilancio, pur di mantenere mese per mese quindi ai precari lo stipendio che dicevo poco fa. Le altre 500.000 euro riguardano le mancanze di trasferimento di un fondo ordinario, quindi queste sono l'1.200.000 euro che vengono a mancare. Oggi abbiamo amministrato quindi questo comune, io avevo una delega così pesante che il bilancio, che in questi tempi oggi sapete che soldi non ce n'è e dovevamo fare quadrare i conti, abbiamo rispettato per 5 anni di seguito il patto di stabilità garantendo efficienza e servizi al nostro comune. Quindi vi accingo a finire e quindi voglio dire un'altra cosa molto importante, cari amici, che Ribera ha bisogno di avere una classe dirigenziale che rappresenta oggi onestà, è una classe di dirigenti, è una classe di amministratori che rappresentano principalmente persone che devono essere disponibili, attenti e bisognose ai bisogni di tutto il personale che noi abbiamo. Noi questo lo siamo, noi questo vogliamo essere. E se i vostri consensi risponderanno alle nostre attese, sicuramente in Consiglio Comunale porteremo quindi le persone che qua oggi vedete, e ci sono persone anche in mezzo al pubblico che rappresentano un'onestà fondamentale delle persone. Quindi questo, Carmelo, è la nostra scommessa. Sentiamoci tutti destinatari di questo messaggio. Quindi uniamo le nostre forze e le nostre idee che riescono a spazzare le fumate nere e principalmente l'ambiente e l'aria che respiriamo. Uniamo le nostre idee, mettiamole al servizio del bene comune e dei cittadini onesti che siete voi. Grazie, forza Carmelo, sicuramente quindi vinceremo. Grazie. Grazie a te carissimo Davide. Questo era l'ultimo intervento della squadra, diciamo, di questo rappresentante della squadra del candidato sindaco. Ora, come tutte le squadre, c'è un capitano. Vorrei che si crei ora un'atmosfera proprio da stadio, bambini in aria, suoceri a terra, urla, macchine che saltano. Signore e signori, vai. Candidato sindaco elezioni 2015, Carmelo Pace! Eccolo qua, applauso, fatemi sentire, vai, anche voi in fondo, fate finta di divertirvi, vai! Musica! Forza Carmelo, vai! Con i giovani sempre, caro Carmelo! Io inizio dicendo grazie! Grazie per la presenza così numerosa! Grazie per l'affetto che ci state dimostrando. Adesso silenzio. Mia figlia. E grazie a tutte le mamme presenti oggi, soprattutto a due, le più belle del mondo, che sono mia mamma e mia moglie. Io vi chiedo scusa se non vi ho allestito il palco più bello del mondo, se non ho portato fiori, vi chiedo scusa se non sono stato capace di ospitarvi in un luogo caldo anziché farvi sentire un po' di freddo, in un luogo climatizzato in poltrona, ma possiamo fare solo questo. Vi chiedo scusa se non ho portato grossi nomi, se non ho portato ambasciatori, ho portato però Paolo Caternicchia, venditore di casce di morte. Però siamo orgogliosi di essere qua
lo abbiamo scelto insieme di iniziare la nostra campagna elettorale da questo luogo, lo abbiamo scelto insieme per dare una risposta a gente che è stata umiliata, a gente che è stata offesa, a gente che ha patito le pene dell'inferno, lo abbiamo scelto per dare una testimonianza. Ribera non è chiusa nelle segrete stanze, Ribera è questa, e noi vogliamo essere giudicati da tutte le persone per bene. Vogliamo ripartire da questo luogo perché è da qui che riparte Ribera. Noi non vogliamo essere migliori degli altri, sicuramente vogliamo essere come lo hanno fatto intuire tutti gli altri, vogliamo essere diversi. Qualcuno ieri diceva e invitava a non mettere più le cravatte arancioni, da poco se l'ha messo mano a cravatta arancione. Non ha capito che qua c'è gente a Ribera che non si può permettere la cravatta, che è ancora peggio. C'è gente, perché si diceva, c'è gente a Ribera che non arriva alla fine del mese. Sono fesserie. Quella è l'elite che non riescono ad arrivare alla fine del mese. A Ribera, in questa zona, e io ne sono testimone da 5 anni, c'è gente che non può iniziare il mese. C'è gente che ha bisogno quotidianamente del nostro sostegno e del nostro aiuto. E in Carmelo Pace, in Tommaso Pedalino, in Davide Caico, in tutti i consiglieri comunali hanno trovato sempre persone a disposizione, hanno trovato sempre persone umili, persone che si sono occupate dei bisogni della povera gente, che non ci siamo mai trincerati dietro i potentati, che siamo stati sempre in trincea, che siamo stati contestati, che siamo stati giudicati e che siamo stati sfacciati dal ripresentarci, perché ci sentiamo con le carte in regola per amministrare questa città, perché noi sappiamo quello che abbiamo fatto, e quel display la dice lunga su tutte le cose che noi abbiamo fatto, ma noi siamo qua perché vogliamo dire quello che vogliamo realizzare di questa città. Dicevano bene qua i candidati ragazzi, altri che non sono ragazzi, non hanno ricevuto promesse di posti di lavoro, non hanno ricevuto promesse per andare a lavorare da Girgenti Acque, non hanno ricevuto promesse per andare a lavorare da Roccoforte. Sono qua mettendo la faccia, sono qua perché amano la loro città, sono qua perché stimano Carmelo Pace, sono qua perché amano un progetto, sono qua perché vivono in questo mondo. Non hanno ricevuto promesse ed è offensivo nei confronti dei tanti ragazzi che sono stati costretti dal bisogno a vivere di speranza piuttosto che morire disperati e accettare una candidatura dietro la promessa di un posto di lavoro. È offensivo per la nostra gente e noi siamo qua perché vogliamo continuare a difendere i nostri interessi, gli interessi di tutti, però gli interessi della collettività. Se l'ospedale di Ribera è in queste condizioni, c'è un nome e un cognome, ci sono dei responsabili. Se l'ospedale di Ribera è in agonia, se l'ospedale di Ribera è stato regalato ai privati, anche lì ci sono interessi, ma probabilmente non soltanto collettivi, e noi stiamo lottando per mantenere a denti stretti quel poco che ci hanno lasciato. Ringrazio pubblicamente l'onorevole Cascio per quello che sta facendo in Commissione Sanità. Noi siamo qua perché vogliamo continuare a vivere in una Ribera sicura, in una Ribera dove si può respirare. Qualcuno mi diceva, ma sai, gli agricoltori si aspettavano di più. Sì, è vero, è arrivato il finanziamento per l'adduttore Castello, per altro, per Vasca Alpizzi della Croce, ma si sentono abbandonati perché la viabilità rurale è dissestata. La viabilità rurale è dissestata nell'ultimo anno. C'è gente che ha governato Ribera, che ha avuto poteri su base regionale e nazionale, si stanno accorgendo adesso che basta risparmiare con il Pizza Fest per risolvere il problema della viabilità rurale. Noi siamo qua perché sull'agricoltura,
abbiamo un grande merito e abbiamo il grande merito per colpa degli altri. All'insaputa di tutti noi avevano autorizzato una centrale a biomassa a Ribera, non lo abbiamo dimenticato. Altro che agricoltura, altro che arancia di Ribera DOP. Questo è il regalo che ci avevano fatto e noi siamo qua perché non si debba più a ripetere un atto così osceno nei confronti della città. E lo diciamo, noi vogliamo vivere in una Ribera povera, una Ribera con le strade senza le buche, ma vogliamo vivere senza l'asfalto e con le buche, scusate, ma vogliamo vivere una Ribera dove si respira aria e dove possiamo continuare a produrre la nostra arancia di Ribera. Noi siamo qua perché vogliamo fare dei nostri giovani non lo strumento per poi buttarli, ma perché devono amministrare con noi per il benessere della nostra città, perché si devono occupare, come dicono loro, dei piccoli avvenimenti della città, ma assieme a noi devono condividere le grandi scelte. Io mi vergogno quando sento parlare ancora oggi di qualcuno che si permette di citare il piano regolatore generale. Noi abbiamo ereditato un piano regolatore generale fatti per pochi, fatto per i ricchi, un piano regolatore generale che ha condannato tutto il litorale a pagare balzelli pesanti per accontentare soltanto i capricci di qualcuno. E ieri sera mi hanno riferito che le stesse persone vogliono tornare ancora sull'argomento. È offensivo nei confronti di tutti i cittadini che pagano le tasse, ed è offensivo nei confronti dei cittadini non dire la verità su Girgenti Acque. Mi sono stancato, io per 5 anni ho fatto il sindaco, non ho mai commentato Facebook, non ho mai commentato i circoli, non ho mai commentato i bar, che Carmelo Pace è stato assunto come dirigente da Girgenti Acque. Mi hanno mortificato la dignità mia e della mia famiglia per 5 anni questo tormentone. Non è vero, andatelo a verificare chi lavora da Girgenti Acque. E poi nel 2003 tutti i sindaci hanno fatto la scelta di far gestire quel servizio a un privato. Nel 2008 alcuni comuni non hanno consegnato le reti a Girgenti Acque. Nel 2008 i potenti di turno hanno consegnato le reti a Girgenti Acque. Adesso la colpa è del sindaco e mi mandano le persone anche a minacciarmi perché è colpa mia che arrivano i balzelli a casa. Questo sindaco è stato il promotore, e io ringrazio il presidente del consiglio comunale e tutto il consiglio comunale, è stato il promotore assieme a tanti altri sindaci, e continueremo in questa battaglia per la fuoriuscita dal lato idrico e per la risoluzione del contratto. E non solo, con la mia firma personale ho firmato un'ordinanza che vieta i distacchi per i cittadini morosi, esponendomi patrimonialmente. Questo è il mio rapporto con il gestore, è la mia battaglia messa nel programma elettorale, che noi continueremo fino a quando non ci riapproprieremo una volta per tutte del sistema. Noi vogliamo gestire il sistema idrico perché vogliamo far tornare le famiglie a pagare acqua e non oro, e lo vogliamo dire candidamente, lo vogliamo dire a voce alta e non abbiamo paura di essere smentiti da alcuno. Sfido gli altri a parlare con lo stesso linguaggio. Me ne hanno detto di tutto, addirittura mia moglie non lo sa, in una lettera mi hanno detto che sono attivo e passivo. Era anonima. Mi hanno detto che io dovrei autorizzare un centro per immigrati, così noi facciamo lavorare lì non so quante persone, come gli immigrati. Premesso che io vivo in una famiglia che ha accolto immigrati, che è mia cognata e che ho il massimo rispetto, ho 5 nipotini di colore che sono uno più belle dell'altro. Detto questo,
mi era arrivata una richiesta l'anno scorso e io ho detto di no. Adesso mi dicono il sindaco non lo votate perché porterà qua gli immigrati. Non è vero, non è vero, non l'ho mai autorizzato perché a Ribera non abbiamo una struttura idonea e purtroppo non ci sarà una struttura idonea nemmeno domani per ospitare gli immigrati. E a malincuore posso dire candidamente che purtroppo non potrò mai autorizzare, se io avrò la forza e il vostro consenso, di fare il sindaco un centro per accogliere immigrati. Ma noi vogliamo continuare a amministrare Ribera perché vogliamo il bene dei nostri giovani puntando sul turismo. E non facciamoci più fermare, Paolo. Io ringrazio Gianfilippo Pasciuta e Giovanni Lupo che hanno accettato di essere indicati come i nostri assessori. Non facciamoci più intimorire né fermarci dai potenti quando ci sono imprenditori che vogliono investire sulla nostra Ribera. Dobbiamo creare le condizioni, sì, lì con un piano regolatore che possa accogliere investitori alla luce del sole, che possa investire a Ribera milioni, che possa investire a Ribera e creare occupazione, che possa essere un'altra roccaforte, che possa Ribera risorgere sotto l'aspetto anche turistico. E noi dobbiamo creare quelle condizioni per far sì, e lo dobbiamo iniziare insieme. Non ci sarà un uomo solo al comando, non ci saranno persone che decideranno seduti attorno a un piccolo tavolo. Ci sarà, come c'è sempre stato, Tommaso, una condivisione di un progetto. Ci sarà, così come c'è sempre stato, una discussione alla luce del sole. Ci sarà, come c'è sempre stato, un confronto con la città. Qua siamo 1000, 2000, non lo so. Io candidamente posso dire che su 1000, 2000 persone l'80% hanno il mio numero di cellulare e a tutti ho dato sempre una risposta. È così che voglio continuare ad amministrare, con la gente che mi vuole bene. Anche nelle scelte importanti ho bisogno della gente che mi vuole bene, così come abbiamo sempre fatto, e vogliamo continuare ad amministrare pensando ai nostri giovani. Io non so se avrò la fortuna di diventare sindaco, e questo dipenderà da tutti noi. Io la Ribera che immagino è una Ribera migliore. Ho amministrato per 5 anni, lo diceva chi ha parlato prima di me. Probabilmente abbiamo commesso errori, però probabilmente abbiamo commesso errori perché abbiamo lavorato. Abbiamo commesso errori perché abbiamo fatto, abbiamo commesso errori perché non abbiamo fatto in buona fede, e l'esperienza ci servirà, ma tutta questa esperienza servirà per preparare il futuro, per dire quello che noi vogliamo fare della nostra Ribera, per dire quello che noi vogliamo fare delle case popolari, perché noi non ce ne andremo fino a quando tutte le famiglie non torneranno nelle loro abitazioni. Fino a questa mattina c'erano le imprese, c'era di domenica, e voi le avete viste, chiedetelo a Peppe Bordonaro, chiedetelo a Filippo Modicamore che era qua in giro, chiedetelo a tutti gli altri che hanno fatto i sopralluoghi, che hanno fatto per vedere. Il 18 giugno scade il termine ultimo per presentare le buste, e quindi da ora in avanti ci saranno tante visite, e noi ce ne andremo fino a quando tutte le famiglie, Giovanna, Lillo, Maria, tutte torneranno nelle loro case. Ed è questo il nostro impegno. Noi non ce ne andremo fino a quando non miglioriamo la nostra Ribera, fino a quando non diminuiamo anche la pressione fiscale. Ma per farlo dobbiamo essere chiari. Non possiamo fare che chi fa le leggi a Roma è diventato bravo, chi va a portare il vestito a Roma è bravo e fa le leggi che impone le tasse ai cittadini, e noi qua siamo considerati gli esattori, siamo considerati i cattivi che non vogliono il bene dei loro concittadini, per poi andare in giro a dire il sindaco ha messo l'IMU, il sindaco ha messo la TARSU, che poi c'è la leggenda metropolitana, si pagherà di più, si pagherà il 90%, ecco perché non arriva, ecco perché arriva, arriverà dopo, arriverà quadruplicata, la TARI arriverà così come purtroppo è arrivato ogni anno, e le leggi non le facciamo noi. Io voglio sapere, così come qualcuno diceva,
quali provvedimenti noi possiamo ricordare, quali provvedimenti sono stati fatti su base nazionale e su base regionale che danno respiro alla nostra città. Pure per il piano paesaggistico ci siamo dotati di un legale. Ah, illegale. Prima che noi governassimo questa città, quando tutto andava bene, quando si doveva voltare pagina, e quando governavano quei potenti che hanno consegnato le reti ai girgenti acque, quando governavano quei potenti che hanno autorizzato la centrale a biomassa, c'erano, diciamo, i contenziosi con i privati così come ci sono adesso. Noi adesso siamo poveri e c'è un nostro dipendente, Giovanni Scoma, pagato come stipendiato, che ci difende in tutti i contenziosi. I potenti, prima che noi arrivassimo a governare questa città, su un contenzioso hanno nominato 14 legali, hanno pagato 14 parcelle in primo grado, 14 parcelle in secondo grado per un contenzioso che poi ci ha visto capitolare perché abbiamo perso e abbiamo pagato pure 2 milioni di euro. Le stesse persone che ora ci dicono che noi non siamo stati bravi ad amministrare ci hanno lasciato milioni di euro che ancora voi siete condannati a pagare e che ancora noi non riusciamo a venirne fuori. E noi lo facciamo con orgoglio, come diceva Davide, dei padri di famiglia. E potevamo sottrarci al giudizio, potevamo sottrarci a questa voglia di andare a amministrare a tutti i costi. E mi fermo qui, come diceva Paolo, il perché c'è questa voglia, questa smania di andare a amministrare a tutti i costi. Probabilmente perché il sistema elettorale italiano, che non vede l'abrogazione del Senato, ma al Senato della Repubblica adesso andranno i consiglieri regionali e stranamente i sindaci. E mi fermo qui perché ci sarà una prossima puntata, spiegheremo perché alcuni si stanno candidando o è nata questa smania che prima non c'era. Noi ci stiamo candidando perché vogliamo amministrare questa città con voi, noi ci stiamo candidando perché lo vogliamo fare in trasparenza e in onestà, noi ci stiamo candidando perché non vogliamo fuggire alle nostre responsabilità. Noi ci stiamo candidando perché lo vogliamo fare con i giovani, noi ci stiamo candidando perché vogliamo liberare la nostra Ribera. E non è vero che è una campagna elettorale per le comunali, è una battaglia di libertà. Voi dovete contribuire a far diventare Ribera libera. Il voto del 31 maggio e il 1 giugno, e non ho paura del ballottaggio perché so che ci sarà, del 14 e il 15 giugno, non è un voto dato a Carmelo Page. È un voto dato per la libertà, perché noi dobbiamo liberarci da chi ci ha oppresso per tanti anni, da chi ha usufruito dei nostri voti, da chi ha portato il vestito a Roma, da chi ama la spilletta. Noi dobbiamo liberarci e dobbiamo amministrare così come abbiamo saputo fare questa città, e lo voglio fare assieme a voi. Votatemi, se Ribera vuole risorgere, se Ribera vuole rinascere, ha una possibilità: votare Carmelo Pace e la mia squadra. È una campagna di libertà e io vi porterò alla vittoria. Liberiamoci! E questo era quello che Carmelo Pace pensa di questa sua campagna elettorale. Cari amici, cari elettori, la serata finisce.